Nasce Italian Small Business, piccole imprese più rappresentate a Bruxelles. L'autotrasporto italiano chiede una corsia preferenziale per il nuovo codice della strada. I Confidi, la rete di protezione anticrisi per 700.000 artigiani. Confartigianato Imprese lancia la campagna di iscrizione per il 2010. Bentornati al TG di Confartigianato. Presentata a Bruxelles Italian Small Business in Europe, la nuova realtà europea dedicata alle piccole e medie imprese creata da Confartigianato e CNA. Ivan De Menego. Confartigianato e CNA, le due più rappresentative organizzazioni italiane dell'artigianato e la piccola impresa, giocano in attacco a Bruxelles dando il via insieme all'Italian Small Business in Europe. Una nuova sigla che scende in campo per rendere la rappresentanza delle PMI in Europa più forte, più adeguata, più incisiva. ISB in Europe è stata presentata ufficialmente il 25 gennaio nella città sede del Consiglio europeo dai vertici delle due confederazioni Giorgio Guerrini e Ivan Malavasi. Ospiti il commissario europeo all'industria e imprenditoria Tajani e il vicepresidente vicario dell'Assemblea di Strasburgo Pittella. L'obiettivo è ambiziosissimo, è quello di fare da trade union tra le microaziende italiane e i provvedimenti della comunità europea. Per il presidente Confartigianato Guerrini il 25 gennaio 2010 è una data da ricordare. È l'inizio di un'avventura forte, di una rappresentanza forte qua in Europa che sappia cogliere le opportunità di questo momento, seppur dentro una crisi economica che attacca direttamente le nostre imprese, ma che offre delle opportunità per poter modificare quelli che sono gli ostacoli alla crescita nel nostro paese, ma anche in Europa. E se rimettere in moto l'economia europea toccherà principalmente le PMI, che rappresentano il 99,8% del totale delle imprese, è indispensabile che la UE si impegni a pensare sempre di più ai piccoli, ritagliando le normative sui loro tagli e definendo precise strategie per il prossimo decennio. Lo ha detto Antonio Tajani alla presentazione di ISB in Europe, sottolineando anche la necessità di interventi a breve termine, partendo da quelli sul credito, per Tajani una vera priorità. Si è fatto molto anche con il programma quadro, che ha permesso a 500.000 imprese avere anche garanzie per il credito, ma dobbiamo fare ancora di più. L'impegno che prendo, che ho preso anche attraverso l'intervento presso la Banca Europea degli Investimenti. Troppo lento l'iter di approvazione del nuovo codice della strada per le necessità dell'autotrasporto. Il presidente di Confartigianato Autotrasporti del Boca ha chiesto al governo un decreto ad hoc che ne acceleri i tempi di approvazione. Il servizio di Fabrizio Cassieri. L'iter di riforma del codice della strada procede a passo d'uomo. Approvato a luglio dalla Camera, sarebbe dovuto passare al Senato per una rapida approvazione, ma con 400 emendamenti presentati sarà difficile che riesca ad essere approvato in tempo utile per risolvere i problemi dell'autotrasporto italiano. Il principale era relativo al cabotaggio. Noi sappiamo che in Italia, specialmente dall'est, entrano molti trasportatori che fanno del cabotaggio illegittimo, ovvero fanno dei servizi di trasporto pur non potendoli fare. Gli altri argomenti erano relativi ai sopraccarichi, al mancato rispetto delle norme sul codice della strada riguardanti la velocità e al mancato rispetto degli orari di guida. Comportamenti illegali che danneggiano decine di migliaia di imprese e su cui vuole intervenire il nuovo codice della strada, inasprendo le pene e le sanzioni per chi sbaglia. Il pericolo, però, è che la riforma rimanga bloccata in Senato sotto una montagna di emendamenti. Molto più facile, allora, pensare ad un decreto specifico che contenga le norme studiate per l'autotrasporto. Siccome gli emendamenti che avevamo chiesto erano veramente molto importanti ed riguardavano l'abusivismo e l'illegalità nel mondo del trasporto, siamo molto preoccupati e quindi abbiamo chiesto e chiederemo al governo, al ministro Matteoli, al sottosegretario Giacchino, che vengano stralciati e che venga presentato un decreto che entri in vigore da subito, che riguarda solo i nostri emendamenti che non sono in discussione. Un decreto che colpisca chi sbaglia, dunque, e che sia in grado di tutelare le tante imprese di trasporto merci costrette a piegarsi alla crisi e al gioco scorretto di troppi imprenditori fantasma.
A Parigi una vetrina d'eccezione per l'alta qualità dell'artigianato italiano. Buoni affari e apprezzamento internazionale per le nostre imprese che hanno affascinato il pubblico presente alla fiera Maison et Objets, una delle rassegne espositive più prestigiose al mondo nei settori dell'artigianato artistico, articoli da regalo, tessile, complementi d'arredo. Le nostre aziende partecipano da 3 anni alla collettiva, organizzata alla Fiera Parigina da Confartigianato e dall'Istituto per il Commercio Estero. Dal 2007 è addirittura triplicato lo spazio dedicato ai nostri prodotti. Quest'anno Maison et Objets ha fatto anche da cornice alla firma della Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico, siglata tra gli altri dal presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini. Un atto che segna l'avvio di un percorso comune con le associazioni che rappresentano l'artigianato in Europa per porre questo settore al centro dell'attenzione delle politiche comunitarie. Un artigiano su 2 chiede aiuto ai confidi per ottenere credito e reagire alla crisi. Oltre 6 miliardi i finanziamenti erogati in un anno. Tutti i particolari nel servizio di Lorenza Manessi. Negli anni bui della crisi, oltre 700.000 artigiani hanno chiesto aiuto ai consorzi fidi per ottenere risorse da investire nella propria azienda. La fiducia degli imprenditori è stata ben ripagata. Soltanto nel 2008, infatti, grazie alle garanzie offerte dai consorzi, hanno ricevuto finanziamenti per oltre 6 miliardi. Una somma prevista in crescita del 30% nel 2009. La fotografia dell'attività dei 191 confidi artigiani è scattata nell'indagine presentata nei giorni scorsi da FedArt Fidi, la Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e Cooperative Artigiane di Garanzia, promossa da Confartigianato e dalle altre confederazioni artigiane. La presentazione della ricerca ha offerto l'occasione per un confronto tra i vertici delle organizzazioni dell'artigianato, i rappresentanti del mondo bancario ed esponenti del governo. Tutti d'accordo nel riconoscere il prezioso ruolo di ammortizzatori della crisi svolto dai confidi nei confronti dei piccoli imprenditori. Del resto, i dati parlano chiaro. Un artigiano su 2 si rivolge ai consorzi per risolvere le proprie esigenze finanziarie. Merito anche dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti che si mantengono più bassi rispetto a quelli di mercato. Decisivo anche l'aiuto che i confidi offrono agli imprenditori che si trovano a rischio usura. Ma i consorzi potrebbero fare molto di più per i piccoli imprenditori, a condizione che venga rafforzata la loro dote patrimoniale, una richiesta avanzata dal presidente di FedArt Fidi, Daniele Alberani, e alla quale si è aggiunta la sollecitazione del segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli. I consorzi Fidi non devono perdere quella natura di ammortizzatore fra banca e impresa. Confartigianato ha dato il via alla campagna tesseramento per il 2010. 2 le immagini scelte per rinforzare la base associativa della principale organizzazione italiana dell'artigianato e della micro e piccola impresa. 2 immagini per rilanciare il ruolo, i servizi ed il sostegno offerto tutti i giorni da Confartigianato agli artigiani italiani. Forte delle 1200 sedi territoriali e di una rete di rappresentanza fatta di 14.000 collaboratori, Confartigianato ha lanciato la propria campagna annuale con una certezza in più. L'artigianato è la forza economica di questo paese, una garanzia di occupazione, di stabilità e di eccellenza dei territori. Nel primo dei 2 soggetti della campagna, i tanti strumenti del lavoro artigiano finiscono per assemblare un motore. Il motore dell'Italia, come si legge nel claim dell'immagine. Un motivo d'orgoglio per chi ha iniziato a costruire l'economia del paese fin dall'immediato dopoguerra. Nella seconda, invece, un metro da sarto si confonde con un'elica di DNA. Fare impresa è nel nostro patrimonio, si legge nell'immagine. Un patrimonio fatto di capacità imprenditoriali, di eccellenza artigiana e di più di 60 anni di storia economica italiana. Faenza, 2 febbraio. Nuove norme tecniche per le costruzioni. Seminario di approfondimento per il settore metalmeccanico e della subfornitura. Marghera, 5 febbraio. Aggiornamento per i dipendenti dei CAF del Veneto. Un corso organizzato in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Milano, 5 febbraio. Nuove soluzioni per le case del futuro. Convegno per i serramentisti sugli isolamenti termici e acustici. La Spezia, 5 e 6 febbraio, corso di formazione sulle energie rinnovabili. Tutte le opportunità per imprenditori e consumatori.